Riparte Abdul Rahman. Conduce dall'altra parte della metà, della linea di metà campo. Pallone ceduto a Moretti. C'è il blocco di Mazzola. Lo scambio accettato da Forey e Atkins. Piccolo errore di Moretti, ma recupera Delfino, che va ad affrontare il connazionale. Poi c'è Udo, ma raddoppiare Delfino, che prova a inventarsi la tripla. Rimbalzo di Crawford e poi palla ceduta a Forey. Spreca l'occasione Pesaro. 1.34 a giocare. Forey un minimo di spazio, gli basta quello per trovare un'altra tripla. Che partita di Toto Forey. E adesso Pesaro che deve rispondere. Pallone per Delfino. E ancora lui ad andare fino in fondo, ad appoggiare a canestro. Il rimbalzo però che gli dice di no, e poi cattura il pallone Darion Atkins. Rischia di andare corta sul più bello Pesaro. Forey cede il pallone a Crawford. Si smarca Atkins per Grasulis, che commette infrazione. Scusa. Appunto, solo i due punti trovati, zero dal campo. Una partita dove ha commesso tanti errori. Ha provato a dare il suo apporto, sicuramente sì. Dal punto di vista dei rimbalzi catturati, qui il tentativo in solitaria di Moretti, che fa tutto da solo, mette i due punti per accorciare le distanze. 43 secondi, ancora un possesso sarà a disposizione almeno per Pesaro. 7-6-7-5. Forey scambia con Udom. C'è il blocco di Atkins, il raddoppio di Mazzola che poi torna alle marcature. Ancora il blocco, la palla che va da Crawford. Prova a liberarsi Atkins sotto canestro. Va Crawford fino in fondo, sbaglia e cattura il canestro e il rimbalzo Karalampopoulos. Grande partita del greco in fase di rimbalzo. E qui la furia di Moretti sulla chiamata arbitrale, perché Forey ci mette l'astuzia, si prende un fallo ed è anche tecnico per Moretti per la sua reazione scomposta. Si chiude la partita intanto di Moretti a 20 punti. Due rimbalzi e un assist. C'è il libero di Forey che dice più due della partita. Crawford a rimettere il pallone per Forey, che aspetta sostanzialmente il fallo, che alla fine arriva. Voleva l'infrazione di passi Abdul Rakense. Va a segno il primo libero di 16-2 sul cronometro. Quando si riprenderà a giocare? E Forey mette anche quello della sicurezza. Timeout ovviamente Pesaro. Rippa il medagliato mondiale della spedizione azzurra di quest'estate. Arriva il tentativo da tre che non entra. Pallone affidato a Citam, che ha litigato tutto il giorno, tutta la sera col canestro, e alla fine si chiude qua la partita. 79 Trento, 75 Pesaro. Porta a casa la vittoria Molina, e porta a casa la vittoria l'Aquila Trento, che va a conquistare il sesto successo stagionale, il terzo di fila tra campionato ed Eurocup, e continua a volare sulle ali dell'entusiasmo. Impone lo stop alla Victoria Libertas, che si deve inchinare